Innanzitutto buongiorno e comincerei così. Un giorno ero in quinta al liceo e stavo seguendo una lezione di matematica. La professoressa di matematica stava cercando di spiegare, anzi per la precisione lei stava spiegando, ero io che stavo cercando di capire, le funzioni esponenziali, che sono assolutamente a me ignote. Per me era veramente difficile capire il senso della matematica e infatti non lo capivo. Mi venne spontaneo, per alleviare le mie pene di questa tortura che era la matematica per me in quinta liceo, fare una domanda che da quel momento in avanti io feci a tutte le persone che incontrai e che mi stavano insegnando qualcosa. E la domanda era semplicemente questa: ma la matematica che cos'è? A che cosa serve la matematica? Professoressa mi disse: bella domanda, la ringrazio. Disse: vedete, da quando il mondo è il mondo, gli esseri umani hanno l'esigenza di rappresentare la realtà. Hanno bisogno di rappresentare la realtà perché attraverso la rappresentazione della realtà cercano, fra le altre cose, di dare alcune risposte alle grandi domande degli esseri umani. Da dove veniamo? Perché nasciamo? Cosa siamo qui a fare? Perché esiste il dolore? Perché esiste la morte? Molto semplicemente, a un certo punto alcuni esseri umani si sono posti il problema e l'obiettivo di descrivere la realtà attraverso i numeri. La matematica è la descrizione della realtà attraverso i numeri. E in effetti tutto quello che ci circonda può essere espresso attraverso una funzione. Questo microfono, se lo disegniamo su un computer, quello che ne risulta è una funzione matematica. La matematica è la rappresentazione della realtà attraverso i numeri. Me lo poteva anche dire qualche anno prima, mi evitavo alcune torture inutili senza sapere che cosa stessi facendo. La matematica è la rappresentazione della realtà attraverso i numeri. Colui il quale rappresenta la realtà con i pennelli e i colori si chiama pittore. Colui il quale rappresenta la realtà con uno scalpello e materiali, il legno, il marmo o quello che sceglie, è lo scultore. Chi sceglie di rappresentare la realtà attraverso le parole è il poeta o lo scrittore. Coloro i quali cercano ed esprimono la realtà attraverso i suoni si chiamano musicisti. La musica è la rappresentazione della realtà attraverso i suoni, sia della realtà fenomenica sia della realtà emotiva. Questo è la musica. La musica è una lingua, che ha una sua sintassi, è una lingua che ha una sua grammatica, è una lingua che ha una sua punteggiatura, un suo vocabolario. I grandissimi compositori del passato, che possedevano in maniera solidissima questa lingua, scelsero e decisero di non associare altre forme espressive, come per esempio la parola, alla musica, ma il significato arrivava lo stesso. Quando Beethoven scrive la quinta, questo è il destino che bussa, questo senso di inquietudine, di sospensione, ha colpito in egual misura tutti gli esseri umani che ne sono entrati in contatto, da quando questa composizione è stata composta fino adesso e lo sarà anche in futuro. Il senso di inquietudine non sono quelle note, non è l'aspetto tecnico, oppure non solo, è il senso di inquietudine. Alcuni compositori, o per scelta o perché non possedevano i giusti strumenti, questa lingua che è la musica in maniera così solida, decisero di associare alla musica altre forme espressive come la parola. Parola, musica, le metto insieme, canzone. Le grandi canzoni sono le canzoni dove le parole e la musica dicono la stessa cosa.
Se a una grande canzone tu togli le parole, lasci solo la musica dice la stessa cosa delle parole. Questa è una grande canzone. Questo insegnamento me lo ritrovai anni dopo, parecchi anni dopo, quando decisi in maniera un po' improvvida di dirigere l'orchestra di Sanremo. Per chi non è italiano, il Festival di Sanremo è il più importante festival di musica pop barra popolare che c'è in Italia. Decisi di dirigere l'orchestra, ma la direzione d'orchestra è una materia a sé stante. Nei conservatori c'è la materia di direzione d'orchestra. Ora io studio e ho studiato musica da quando avevo 10 anni, ma non avevo studiato direzione d'orchestra. Infatti, alla prima prova con l'orchestra di Sanremo feci una pessima figura. Feci una pessima figura un po' perché non riuscivo a comunicare bene con gli orchestrali, un po' non avevo la sensazione di avere le briglie dell'orchestra in mano. L'orchestra, quando un direttore d'orchestra ce l'ha in mano, va dove decide il direttore d'orchestra. Io non ho deciso niente quel giorno, erano completamente cavalli imbizzarriti e io non riuscivo a domarli. Bene, fra la prima prova dell'orchestra di Sanremo e la seconda prova c'erano 3 settimane. In queste 3 settimane io decisi di studiare a fondo. Studiai con l'aiuto di un direttore d'orchestra, mio amico che si chiama Marcello Faneschi e ringrazierò per tutta la vita, fra l'altro abita da queste parti, e poi mi tuffai in YouTube per cercare i tutorial di direzione d'orchestra. Su YouTube ci sono i tutorial di tutto, ci saranno stati anche quelli di direzione d'orchestra, e infatti c'erano anche quelli di direzione d'orchestra. Ma i tutorial su YouTube di direzione d'orchestra non mi davano la chiave che stavo cercando per cercare di riprendere in mano ste benedette briglie, perché mi davano delle indicazioni tecniche, come si il gesto, l'eleganza del gesto, come si dirige un 4/4, come si dirige un 3/4, un 6/8. Non era quello che stavo andando a cercare. Io stavo cercando come si comunica ai musicisti l'espressività di quello che volevo ottenere. In maniera del tutto casuale incontrai in questo percorso un video che cambiò totalmente il mio modo di vedere e la musica e la direzione d'orchestra. Era un video dove Leonard Bernstein, uno dei più grandi direttori d'orchestra della storia dell'umanità, spiegava a un'orchestra giovanile, per poi dirigerla, la Sagra della Primavera di Stravinsky. È un video che dura 2 ore, ora io l'ho ridotto a 2 minuti, e Leonard Bernstein, per spiegare all'orchestra giovanile la Sagra della Primavera, non gli dà indicazioni tecniche, non gli dice questo è un do, questo è un re, questo è un mi, gli dà delle indicazioni, cerca sempre di creare un filo con la realtà per cercare di dare delle immagini ai musicisti in maniera tale che la nota non sia solo la nota, ma sia un racconto, sia qualcosa che abbia per l'appunto il famosissimo collegamento con la realtà. Quel video cambiò per sempre il mio modo di vedere la direzione d'orchestra e la musica. Possiamo vederne un estratto. Now, The Rite of Spring by Stravinsky is all about sex and reproduction and the smells from out there. It's very good with this, because it all means the same thing. It's growth. Sempre da collegamenti con la realtà, immagini. Sentite qua. Questo è l'inizio, bellissimo. Yes. This person is completely unaccompanied. He's all alone. Rather like a bullfighter before entering the ring in the hands of the gods. Ma cerca di ottenere quello che vuole ottenere spiegando una cosa tecnica ai violoncellisti, gli dice tirate tutto l'arco in maniera tale da... voleva ottenere una sorta di barrito, di ruggito, non riesce a ottenere spiegando tecnicamente cosa. The whole bow. E allora, ancora una volta,
The whole bow means from the frog to the point on everyone. These are, I don't know, dinosaurs or whatever you want to picture, but it's that kind of heavy. Well, all right, let's do 53. L'arte, ma ancora una volta. It's not just loud, and it's not just long, although it is both of those, but it's also deep, heavy. I mean, these are big, prehistoric memories of Russia, or of the animal kingdom, whatever you want to call it, whether it's a rhinoceros or a buffalo, or just the feeling that one has in the spring sometimes of wanting to be immersed in the earth itself. You know, you've all been through that. Leonard Bernstein, uno dei più grandi di tutti i tempi, mi cambiò completamente la prospettiva. Questo era quello che stavo cercando per dirigere l'orchestra. 3 settimane dopo, seconda prova con l'orchestra di Sanremo, l'ultima parte del brano che dovevo dirigere era una sorta di valzer. Che faceva tarara ta ta tirara ta ta tarara ta ta tarara. Lo spartito era scritto in maniera corretta, la grammatica musicale era corretta, c'era tutto, c'era indicata la dinamica, il passaggio dal pianissimo al fortissimo, tutto, c'era scritto tutto sullo spartito, era uno spartito scritto grammaticalmente in maniera corretta, ma non riuscivo a ottenere quello che volevo ottenere. Non c'era la gioia giusta in quello che stavano eseguendo. E allora, ricordandomi di questo video, gli dissi: signori, questo è il finale di una storia d'amore. Finalmente queste due persone, dopo un momento di difficoltà, riescono ad amarsi e possono amarsi tranquillamente. Sono due giovani che vanno in un prato con i retini a caccia di farfalle. È la scena di gioia più clamorosa che voi potete immaginarvi. Pronti? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tarara, tatatirara. E i violini, facendo le stesse note, ballavano e i violoncelli ballavano e facevano ballare. Era quello che volevamo ottenere, quello che volevo ottenere. In quel momento ho sentito le briglie in mano, una delle sensazioni più belle della mia vita. Non ho mai più diretto in vita mia dopo quello, sempre per, facendo riferimento alla figura pessima che ho fatto alla prima lezione, alla prima prova. Bene, concludo il mio intervento facendovi sentire ora un brano di un brano jazz di un compositore palermitano che si chiama Salvatore Bonafede. In questo brano, che si intitola Matrimoni, non ci sono parole, ma ci sono parole. 3 strumenti principali: il pianoforte, la tromba e il sassofono contralto. Matrimoni, dove a un certo punto c'è un tema iniziale che prelude alla festa, e poi la tromba e il sassofono si parlano e non si dicono belle cose. La tromba donna, il sassofono uomo. Partiamo, grazie. Il suo discorso e dice il suo punto di vista sulla cosa, e da questo momento in avanti entra la tromba donna e il sassofono, che si dicono più o meno così: amore, perché lo zio Fernando e lo zio Giuseppe sono seduti allo stesso tavolo? Lo sappiamo tutti che non si sopportano da tempo. E perché tua madre ha messo lo zio Fernando e lo zio Giuseppe nello stesso tavolo? No, guarda, non era mia madre che si doveva occupare di qualcosa, era tua madre che si doveva occupare della tua cosa. Mia madre aveva il bouquet e la lista nozze, quindi per cortesia, siccome zio Fernando e zio Giuseppe non si sopportano, che a tua madre di fare questa cosa, capito? No,
il matrimonio, sta pagando molto di più di quello che bisognava pagare all'inizio, perché lei, la signorina, vuole il fotografo dei VIP, il doppio cambio di vestito. Io non mi permetto, io, di mettere in discussione il giorno più bello della mia vita, perché io non sono ancora andata dal parrucchiere, ho i piedi gonfi, non mi stanno le scarpe, capito? Grazie.